Scusi, per altre quattro. Allora, abbiamo la mozione Pini 1067, la mozione Grandi 1086, la mozione Cicchitto Amendola Monchiero Dell'AIA ed altri 1087, la mozione Brunetta ed altri 1088 e la mozione Palazzotto ed altri 1089. Quindi sono cinque ancora sulle quali. Sì, sì. Sulla mozione 1067 Pini ed altri parere contrario, 1086 Grande ed altri parere contrario. 1087 Cicchitto ed altri parere favorevole, 1088 Brunetta ed altri parere contrario e quella della Palazzotto ed altri 1089 parere contrario. Molto bene, grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Locatelli, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Lo dissi già a giugno e di nuovo vorrei rilevare la singolarità di votare oggi mozioni che chiedono la sospensione delle sanzioni contro la Russia all'indomani della decisione dell'Unione Europea di prolungarle per altri 6 mesi. È evidente che questo voto è fuori tempo, si tratta di un mero esercizio dialettico che non avrà alcuna conseguenza sulle scelte del Governo. Cos'è cambiato su questo tema rispetto al giugno scorso? Nulla. Purtroppo permangono le violazioni palesi del diritto internazionale commesse dalla Russia, compresa l'illegittima annessione della Crimea, che pure non è contemplata negli accordi di Minsk, ma che noi socialisti non possiamo dimenticare. Secondo le mozioni presentate dalle opposizioni, l'elemento di novità sarebbe rappresentato dall'impegno della Russia nella lotta a Daesh, che giustificherebbe il superamento delle sanzioni, dimenticando però che, come si afferma nella mozione di maggioranza, la stessa Russia non ha mai inteso collegare le due questioni, non subordinando in alcun modo la partecipazione allo sforzo anti-Daesh ad una rimozione delle sanzioni. Siamo consapevoli che le sanzioni hanno comportato e comportano un danno economico al nostro Paese, ma siamo ancora più convinti che le ragioni di natura geopolitica devono prevalere su quelle di carattere economico. Così come siamo consapevoli che le sanzioni non sono uno strumento perfetto, ma sono l'unico di cui disponiamo. Per queste ragioni la componente socialista riafferma un convinto sostegno alle decisioni europee e voterà a favore della mozione a prima firma Cicchitto, che ha sottoscritto proprio alcuni minuti fa, e vorrei che questo risultasse. E quindi voto contrario per le mozioni che chiedono la cancellazione o anche solo l'alleggerimento delle sanzioni. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Baradello. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Da quando sono state intraprese le sanzioni economiche contro la Russia nel settembre del 2014, molti avvenimenti e fatti hanno determinato cambiamenti e assetti internazionali importanti. Le sanzioni decise con l'azione congiunta dell'Unione Europea e degli Stati Uniti per punire l'intervento del governo russo nella vicenda ucraina hanno certamente colpito quelli che sono i settori chiave dell'economia russa, cioè difesa, energia e finanza. Limitazione all'accesso dei 5 principali istituti bancari russi ai mercati finanziari, restrizioni nel mercato dell'energia ai 3 giganti nazionali del petrolio, vincoli nel mercato delle armi, altro grande pilastro dell'economia russa. È bene citare per intero l'articolo 2 del regolamento che spiega in maniera chiara questa decisione assunta, perché ha dei riflessi anche evidentemente sul nostro territorio. Questo dice l'articolo: allo scopo di esercitare pressioni sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso del mercato dei capitali per